Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Abbiamo parlato dei limiti del bilancio e dell'equilibrio da trovare tra il bilancio e la difesa dei diritti fondamentali. In questa seconda parte parliamo invece di ricerca dello stato dell'arte in Italia e anche di come appunto nel lato pratico la Fondazione Santa Lucia sta valorizzando la ricerca nello sviluppo della propria attività. Lo faremo grazie ai nostri ospiti che introduco e vi presento: il professor Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico, ancora con noi. Buongiorno e benvenuto anche da parte mia. Buongiorno, Buongiorno a tutti quanti, grazie. professore. E il professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia. Benvenuto anche a lei. Grazie, buona serata. Grazie a lei per essere con noi. Professor Malinconico, parto da lei e le chiedo appunto per quanto riguarda la ricerca, in che modo e soprattutto se viene incentivata in Italia. Prego. Ma è una domanda che mi porta ad essere schietto, nel senso che da noi la ricerca non viene particolarmente incentivata e questo spiega anche la difficoltà di svolgere ricerca nel nostro paese, anche se ci sono professionalità senz'altro all'avanguardia, però questa competenza che abbiamo certamente non viene adeguatamente valorizzata. E questo è veramente un peccato, perché la ricerca, lo dico io che lo dico come profano, insomma, ovviamente di questa materia, soprattutto in campo sanitario, però la ricerca è veramente, il nocciolo, da cui poi partono diverse iniziative. Da quando mi sono occupato della neuroriabilitazione assistendo il Santa Lucia, ho capito bene quanto sia importante, perché si tratta di un'attività, questa della neuroriabilitazione, un'attività interdisciplinare, che quindi richiede un gruppo di professionisti di alto livello che si misurano con i diversi aspetti della neuroriabilitazione, e questo si può fare solo se c'è un bacino significativo di utenti, di pazienti che possono essere curati, perché il numero non è soltanto un fatto quantitativo, ma significa venire a contatto con una serie di esperienze che vengono portate da questi pazienti, in modo da aumentare considerevolmente l'esperienza e quindi anche la possibilità di superare certe situazioni che sono attualmente magari viste come molto complicate. Ecco, allora la ricerca ha una valenza fondamentale. Certo, perché non troviamo queste difficoltà da noi? Perché io credo che innanzitutto manca una pianificazione, e quindi il ricercatore non può mai avere una certezza di risorse che vengono destinate a quel settore, quindi sta in situazioni di difficoltà. Anche per questo profilo. E poi c'è una scarsa propensione da noi per la pianificazione della ricerca, che è appunto anche un altro elemento fondamentale per dare profondità a questi interventi. Aggiungo che, per esempio, certe malattie genetiche che avrebbero bisogno di grande esperienza e grande ricerca per poter arrivare a certi risultati positivi, hanno bisogno di un investimento e di una durata di investimento significativa.
Ecco, se non c'è questo, se quindi non c'è questa continuità di risorse, non si riesce a realizzare l'obiettivo che ci si prefigge. E d'altra parte, ecco, è chiaro che in questi casi anche il finanziamento privato può essere importante, ma ripeto, è chiaro che certe malattie che hanno una minore diffusione e sono quindi in situazione di maggiore difficoltà, in questi casi è lo Stato che si deve dar carico di fare questi investimenti perché altrimenti si rischia di discriminare Certo. queste patologie genetiche. Certo, ecco, professor Caltagirone, ha già accennato il professor Malinconico riguardo all'importanza che riveste la ricerca nella vostra specifica attività. Se ci può dare un quadro ancora più preciso, ecco, prego. Sì, guardi, intanto grazie di offrirmi questa opportunità di presentare anche questo che è un cardine della Fondazione Santa Lucia, in quanto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Noi ci occupiamo naturalmente di assistere pazienti che hanno lesioni importanti del sistema nervoso, sia centrale, soprattutto centrale, ma anche periferico, e abbiamo tra i nostri compiti il cardine di attuare e di programmare una ricerca sistematica nel campo delle malattie del sistema nervoso, secondo l'ottica della ricerca traslazionale, cioè in altri termini sono i bisogni dei pazienti, le osservazioni che vengono fatte in corsia che motivano un'interazione con i ricercatori clinici e i ricercatori di base per appunto programmare e individuare quali siano le richieste e poi le risposte possibili ai bisogni dei nostri pazienti. E tutto questo in tempi relativamente rapidi, focalizzandoci appunto su un circolo virtuoso che dalla corsia, dai reparti, dalle stanze di degenza va verso i laboratori e viceversa. Questo è un compito fondamentale dell'istituto e devo dire che nello spazio di un numero anche limitato di anni, siamo stati riconosciuti come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel 1992, abbiamo raggiunto una posizione importante nell'ambito del panorama italiano della ricerca nell'ambito delle neuroscienze cliniche e della neuroriabilitazione. Di fatto i nostri ricercatori, che sono diverse decine, un centinaio di ricercatori che sono attivi sia nelle corsie che nei laboratori preclinici, svolgono un'attività di ricerca che viene misurata con diciamo, quelle che sono gli indici bibliometrici che attualmente vengono utilizzati a livello internazionale e raggiungono delle valutazioni che sono particolarmente importanti, oltre 2000 punti di impact factor, che sono quindi diciamo delle valutazioni che si riferiscono alla produzione in termini di quantità, ma anche di qualità delle pubblicazioni scientifiche, delle informazioni che vengono raggiunte. E questo varia, diciamo, in diversi ambiti, nell'ambito della ricerca preclinica, la biologia molecolare, i modelli animali di malattia, fino a diciamo, delle soluzioni che arrivano ai nostri pazienti come la robotica per i pazienti che hanno lesioni del sistema nervoso del midollo, pazienti paraplegici o tetraplegici, o addirittura l'utilizzo di tecniche come la brain computer interface che permette come dire, di offrire a pazienti con grosse difficoltà di movimento, ma anche di grosse difficoltà cognitive, come capita di solito nei pazienti che hanno lesioni del sistema nervoso centrale, di avere un rapporto con l'ambiente, con i circostanti e avere poi delle strategie di recupero funzionale che sono attraverso la neuroriabilitazione, che sono di particolare rilievo e che ottengono degli ottimi risultati. Naturalmente il tema delle risorse è centrale
in questo ambito Sì. e la continuità delle risorse lo è ancora di più, come veniva sottolineato in precedenza dal professor Malinconico. I ricercatori del nostro istituto sono particolarmente abili nel cercare soluzioni e cercare risorse potenzialmente utili. Voglio solo ricordare che l'anno scorso si è celebrato il quarantennale del Servizio Sanitario Nazionale e che nella legge istitutiva viene previsto che l'1% del fondo del Servizio Sanitario Nazionale sia dedicato alla ricerca, appunto alla ricerca traslazionale. Nei fatti, fino ad ora, questo valore dell'1% del fondo generale del Servizio Sanitario Nazionale, che sono oltre 100 miliardi di euro, non ha mai toccato questo rapporto, non ha mai raggiunto delle cifre. Di solito non supera lo 0,4-0,5, cioè meno della metà di quello che veniva previsto nel momento dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Certo. Speriamo che questo trend possa modificarsi e permetterci di trovare delle soluzioni che sono misurabili in termini di minor sofferenza per i pazienti e per le loro famiglie e soprattutto un recupero di abilità che altrimenti finirebbero col produrre una situazione di sofferenza psicologica oltre che fisica e anche una minor capacità di essere autonomi Certo. e quindi di pesare su altri versanti che sono quelli appunto dell'assistenza sociale. Assolutamente, assolutamente. Professore, grazie. Io do la parola al professor Malinconico. Le chiedo, già abbiamo accennato, insomma, quali tipo di interventi sarebbero necessari per incentivare maggiormente la ricerca e la risposta è le risorse. Le chiedo, appunto, se ci sono anche altre misure che potrebbero favorire lo sviluppo della ricerca in Italia. Ma certamente, come diceva il professor Caltagirone, questo delle risorse, della continuità è importante. Devo dire che anche a questo riguardo, quello che si diceva all'inizio, cioè come conciliare le ristrettezze del bilancio pubblico con queste esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui prima di tutto il diritto alla salute. Questo è chiaro che ci deve essere un punto di equilibrio, però bisogna che questo equilibrio sia ricercato con soluzioni tutte legittime. È chiaro che se, ad esempio, come ricordava il professor Caltagirone, dovrebbe essere destinata alla ricerca, e soprattutto, ecco, come nel caso della Fondazione Santa Lucia, la ricerca traslazionale, cioè quella che poi comporta il trasferimento a certe nella pratica, insomma, Sì. della cura, questi aspetti sono assolutamente fondamentali e quindi il limite del bilancio è importante, però deve essere coniugato in modo corretto perché le risorse vanno trovate magari evitando sprechi da altre parti, ma non a danno della ricerca, che invece è la molla su cui si regge non solo il nostro futuro, ma anche proprio la possibilità di realizzare obiettivi sempre più performanti, come veniva ricordato giustamente. Quindi, in effetti, questo è forse il primo profilo. L'altro Sì. profilo importante è l'aspetto stabilità della regolazione. Occorre che ci sia che chi si
opera nel campo della ricerca sia in qualche modo confortato dal fatto che c'è, a prescindere dalla varietà o dalla variazione del quadro politico, però che c'è una consistente volontà di sviluppare questi aspetti della ricerca. Aggiungo anche che evidentemente noi come europei e soprattutto come italiani, che abbiamo appunto queste competenze specifiche, dovremmo proprio puntare su questi aspetti che sono di lavoro, per dir così, qualificante. Non possiamo certo competere con paesi in cui la manodopera è molto meno qualificata e quindi integrata, ma in questi casi noi abbiamo la possibilità di competere ad alti livelli e quindi sfruttare soprattutto questa capacità per poter essere trainanti e non invece al traino di altri paesi. Ecco, quindi la ricerca, non solo in questo caso naturalmente, ma particolarmente in questo caso, come ha dimostrato anche il Covid recentemente in materia sanitaria, significa proprio poter svolgere un ruolo da protagonisti in un mondo globalizzato, ma che in qualche modo va a premiare quelle che sono le professionalità più avanzate, ecco, per dire così, e non certo quelle che invece riguardano aspetti più manuali, per dire così. Certo, assolutamente. Ecco, professor Caltagirone, se possiamo entrare più nel dettaglio proprio riguardo le iniziative che mettete in campo per la riabilitazione dei vostri pazienti. Abbiamo parlato chiaramente dell'importanza della ricerca e dello sviluppo di tecnologie innovative, ma so che appunto sviluppate anche tutta una serie di attività e so appunto che anche lo sport, ad esempio, svolge un ruolo molto importante. Prego. Sì, è così, senz'altro. La nostra attività, della dimensione della ricerca traslazionale, è un'attività che è diretta specificatamente ai nostri pazienti e certamente, i cardini sono quelli anche della prevenzione, che è una delle carenze più importanti nel nostro paese, delle malattie, ma quando si verificano delle malattie gravi come quelle che conseguono le malattie cerebrovascolari o i danni traumatici del sistema nervoso centrale o eventualmente anche le malattie neurodegenerative, c'è necessità di avere a disposizione degli strumenti che siano efficienti e capaci di ridurre la disabilità che consegue queste lesioni e di produrre dei risultati efficienti nel miglioramento dell'autonomia dei nostri pazienti. Certo, da un punto di vista motivazionale è anche molto importante utilizzare, per esempio, lo sport, e soprattutto nelle classi d'età più giovani, e questo è un potentissimo, aspetto motivazionale, come molti dei nostri atleti paralimpici hanno dimostrato. Noi abbiamo delle squadre di basket in carrozzina, di nuoto, di scherma, di tennis da tavolo, e questo è certamente un aspetto che permette, da un punto di vista, ripeto, motivazionale, i pazienti che si rivolgono alla nostra attenzione di essere, come dire, più motivati il possibile per riprendere e utilizzare le risorse residue, come si dice. Ma al momento è già possibile avere a disposizione degli strumenti molto efficaci per migliorare in funzione anche di quelli che sono dei principi di recente acquisizione sul versante scientifico, cioè la plasticità del sistema nervoso e la sua capacità di rimodellare le proprie funzioni, cioè, finalizzandole ad un'acquisizione ulteriore di funzioni che possono essere utili e sfruttate
potenzialmente utilizzate nel campo della neuroriabilitazione. Ho già fatto l'esempio in precedenza della brain computer interface. Beh, la brain computer interface è una, diciamo, una metodica che utilizza i potenziali bioelettrici cerebrali e nel momento stesso in cui si permette di interagire attraverso dei, come dire, degli strumenti semplici che possono essere comandati da un computer che a sua volta è comandato appunto da questi potenziali bioelettrici cerebrali, si generano delle modificazioni del nostro sistema nervoso che permettono il recupero funzionale. Queste sono delle acquisizioni recentissime, straordinarie, e che non possono non essere messe a disposizione del maggior numero di persone possibili e che sono il risultato di anni di ricerche di laboratorio che hanno permesso poi questo tipo di realizzazioni pratiche. Il tema diciamo, delle opportunità di coniugare ricerca e assistenza è un tema irrinunciabile per il nostro futuro ed è un tema che permette naturalmente di avere a disposizione poi anche personale qualificato ulteriormente nell'ambito della neuroriabilitazione e di acquisire dei risultati che altrimenti sarebbero stati impensabili fino a qualche anno fa. Lei pensi che nel campo delle malattie neurodegenerative si è reso evidente che la stimolazione cognitiva e la stimolazione neuroriabilitativa sono in grado di contrastare anche gli effetti terribili di certe malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, come il morbo di Parkinson, come la SLA e permettono ai nostri pazienti, se seguiti adeguatamente, se sottoposti a dei training neuroriabilitativi adeguati, di avere una qualità di vita molto, accettabile, migliore di quella che avrebbero avuto se non ci fossero stati questi strumenti che attualmente sono già disponibili. Certo. Professore, grazie per essere stato con noi, complimenti davvero per la vostra attività, direi cruciale. Grazie anche al professor Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico. Grazie per essere stato con Grazie, noi. grazie, grazie di avermi permesso di grazie molte, grazie esprimere. anch'io al professor Caltagirone. Esatto, al professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie molte. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.